Sul rapporto di una coppia conta molto il giudizio degli amici. È risultato questo di uno dei tanti studi americani che però sono uno spunto per interrogarci su cose che molto spesso diamo per scontate. Allora, prima domanda del giorno. Avere degli amici comuni aiuta a condividere delle esperienze, che siano la vacanza, la cena, il ristorante, casa. Ma è fondamentale per la stabilità e la felicità della coppia fare gruppo quando si è in coppia? È così? Giriamo la domanda ai nostri ospiti. Leonardo Tumiotto, buongiorno. Buongiorno. Roberta Scardo, la senti? Tu presenti il Social Working Festival da questa sera al 9 giugno al Vico Equense. Esattamente. È tosta, ci saranno tantissimi ospiti, la madrina Maria Grazia Cucinotta, quindi è una bella responsabilità. Poi è organizzato tutto da ragazzi, il direttore artistico ha solo 23 anni, quindi è una bella responsabilità. Brava, brava. È il nostro Stefano Pieri, psicoterapeuta. Bentornato Stefano, ciao. Allora, quanto giova per la stabilità e la felicità della coppia? Meglio stare in gruppo, meglio isolarsi un po'? Come vi orientate voi, non leggi universali, secondo le vostre esperienze personali? Beh, ecco, magari è importante, ma non è fondamentale, insomma, stare magari con amici a cena, andare a fare una vacanza tra coppie può essere importante per magari condividere cose belle, meno belle, magari anche dei problemi che magari si affrontano insieme, magari ci si confronta per magari risolvere delle questioni che magari riguardano una delle due coppie, visto che magari poi magari tra coppie c'è un'amicizia importante, quindi magari può essere importante ma non fondamentale, ecco. Importante ma non fondamentale. Roberta, per te? Ma sì, beh, sono d'accordo, è importante anche per vedere le cose da diversi punti di vista, per mettersi in gioco, per conoscere anche il partner in mezzo ad altre persone. Voglio dire, si cambia quando si è da soli o quando si è in compagnia, e poi anche per uscire un po' dalla routine. È bello stare soli, ma è bello anche condividere dei momenti con degli amici che siano veri amici, naturalmente. Qua è un altro paio di maniche. Ecco, Stefano. Sul veri vorrei riprendere un po' da questa parola per poter cercare di capire quanto influenzano positivamente o negativamente. Per esempio, se c'è un amico che ha una pizzeria buona, a Napoli vado dall'amico, però se devo scegliere la ragazza, ecco, non chiedo una ragazza che può interessarmi emotivamente, affettivamente, sicuramente non chiederei, no, ad un amico, anche se ritengo sia un amico vero. Perché ci sono delle condizioni all'interno della relazione di coppia che debbono necessariamente essere legate a quello che siamo noi profondamente, alla conoscenza interiore nostra. Però è anche vero che in alcune occasioni, per esempio, gli amici possono influenzare il buono o il cattivo andamento della vita di coppia. Vediamo cosa si dicono questi due amici. Aiuta il pianeta a vivere, che cosa fare in caso di incidente nucleare? Ragazzi, volete sapere cosa fare in caso di incidente nucleare? Non ve ne frega nulla, eh? Innamorati, loro belline... Io, aiutami, solo tu mi puoi salvare. Siamo nel posto giusto, aiutiamo gli animali in difficoltà, dimmi. Non riesco a parlare con Chiara, non mi risponde al telefono, io non so più dov'è. È partita? Sì. Cazzo, lo sapevo. E dov'è esattamente? Ascolta, Diego, Chiara in questo senso è stata categorica. Ha detto che non vuole più vederti, capisci? Quindi non posso dirti che nel santuario dei cetacei sta facendo delle misurazioni sui fondali, mi dispiace. No? Santuario, eh? E dov'è di preciso? Ascolta, Diego, io ho promesso, anzi ho giurato a Chiara che non posso dirti che si trova tra la Liguria e la Corsica. Non insistere, per favore, dai. Perché queste sono le coordinate di dove si trova la nave, che io non ti ho mai dato. Grazie. Il migliore, grazie. Bravo, ragazzi. Guarda che Chiara si incazza. Adoro le donne violente. Ospiti, quanto conta quello che pensano gli amici del rispettivo partner? Può fare la differenza in caso di rottura, di riavvicinamento? Ah, fermo restando che ci sia un'amicizia vera, magari il consiglio di un caro amico, pure questo è importante, fino a un certo punto, ecco. Poi ognuno di noi, secondo me, deve agire insomma, pensando con la propria testa e agendo poi di conseguenza. Cioè, ascolti gli altri, poi fai di testa tua. No, sì, magari si ascolta il consiglio, poi si agisce di testa propria, ecco. Io ribadisco sempre sulla cosa del vero: se hai un vero amico con il quale condividi tutto, con il quale, non so, ti confronti, ti sopporta, ti supporta, un consiglio, un giudizio vero, spassionato, ponderato, pensato, non così a caso, dato giusto per essere dato, beh, forse un po' mi
toccherebbe. Poi certo... Cioè te ti influenza? Il... Beh sì, forse un pochino sì, mi influenza. Magari lì per lì direi, vabbè, chi se ne importa, però magari poi dentro sai, quel classico che quando lo presenti alle tue amiche, no? Se lo bocciano subito tutte le tue amiche è un disastro. Oddio, mi prende un colpo perché dico non ci ho capito niente. Forse questo sì, in questo ti senso. Ti fidi molto il Chieri? Ragazzi, che cosa mi state dicendo? No, niente. Parlavamo... Un illuminante parere di Stefano Chieri. No, che è comodo questo divano, si sta veramente bene. A questo. Dicevo che volevo dire che esistono in psicologia dei meccanismi di difesa, uno si chiama proiezione, che proiettiamo nell'altro quelle che sono le nostre cose, quindi bisogna stare un po' attenti alla soggettività, alla dimensione soggettiva legata alla storia di un soggetto che è un nostro amico o una nostra amica, questo non fa la differenza, bisogna stare attenti perché si proietta. Non sarebbe oggettivo, quindi bisogna stare attenti al giudizio oggettivo, mm-hmm. perché un amico potrebbe trasferire nella dinamica di coppia la sua storia. Per cui, non so, se la mia fidanzata fosse così bella e così buona e lui in quel momento ha difficoltà nelle relazioni di coppia, questo o nella relazione con la fidanzata potrebbe influenzare così negativamente il giudizio dell'amico. Ci sono amici gelosi, ci sono amici, ma è gelosi vero. Anche se sono brave persone, sì, se sono sì. persone in buona fede, diciamo, sì, no? essenzialmente pulite dentro, cioè essenzialmente capaci di poter relazionare affettivamente con un amico. Però nelle dinamiche affettive, quando c'è un'affettività tra un amico e un'amica o viceversa, l'affettività può scatenare sicuramente delle difficoltà nell'andare ad essere oggettivo, nel dare un consiglio. Allora, abbiamo detto che può darsi che sì, può darsi che no, gli amici possano essere il punto di vista diverso che magari ci manca. Allora, vediamo che cosa succede nel salotto di questa casa. Pregi e difetti, Tommaso. No, difetti. No, non leggere una cosa che... Fammi vedere. Difetti, è egoista. Ah, io egoista. Ho scritto un po' egoista. Io! A volte! Vabbè, questa superficiale non è accortezza, non è. Ah, il culo piatto. No, dimmi, questo ti sembra un sedere piatto? No! Un pochino. A me piace. Infatti stavo per metterlo nei pregi. I pregi non li ha voluti nemmeno guardare. Anche perché i pregi qui in Maya non ci sono. Non ci sono, Pepe, perché stavo per scriverli. Lui non mi ha dato il tempo e ecco, adesso non mi parla più. Vedrai che quando avrai trovato tutti i suoi pregi, glieli avrai elencati e tutto tornerà a posto, sempre che tu li trovi. Ecco. Se poi invece questi pregi non li trovi, Maya, tesoro, fatti qualche domandina. Li trovo. Ecco, questa è una classica riunione tra amiche, insomma, no? Dove poi il malcapitato in questione è sempre quello un po' giudicato anche troppo male a volte. Però, invece, quale deve essere il rapporto, l'armonia nel passare del tempo anche fuori dalla coppia e quindi con i propri amici? Ecco, l'amicizia in questo senso per voi è importante anche quando importante, si molto importante. Secondo me ognuno deve avere... Ogni coppia deve avere un equilibrio sia per quanto riguarda diciamo, l'uomo e la donna, quindi bisogna avere ovviamente degli spazi dove sia l'uomo che la donna possano sviluppare e continuare le amicizie che magari portano con loro da molti anni. Quindi anche uscire magari solo con amici maschi o anche con amici sia maschi che femmine, ma che non siano... che non sia prettamente insomma la classica serata sempre con la fidanzata, ecco, che non, poi non c'è niente di male poi alla fine se esco con gli amici, no? Che dici te? Spirito goliardico, cioè guinzaglio lungo, no? Si dice sempre. Beh sì, ritagliarsi i propri spazi penso che sia fondamentale per se stessi, ma anche per il benessere della coppia. E poi è bello magari dopo una serata rientrare e raccontare degli aneddoti magari particolari, delle cose simpatiche che ti sono successe, quindi credo che sia questo fondamentale. Chieri, però l'amico vero o l'amica vera deve... dire o no che c'è un tradimento in atto? Ah, quella cosa è terribile. All'amico barra amica.
Ma può tranquillamente dirlo, intanto bisogna capire se è vero, insomma, ecco. No, sì, no, quando no, uno ha la quando certezza, è vero, è conclamato, okay. Guarda, sì, si sta mettendo... No, vabbè, sì, dico, sì, 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 è bene che lo dica, è bene che lo dica, a meno che non si accorge che fondamentalmente l'amico è un amico che andrebbe fuori di testa, scusami, avrebbe difficoltà. E se invece non dice, si espone poi al discorso del successivo, ma perché non me lo hai detto se sei un vero amico? Bisogna stare un po' attenti, ecco questo dicevo, perché bisogna sempre capire le reazioni dell'altro. Certo che un amico non fa lo psicologo, lo psicanalista, per cui non è così in grado di poter capire. Io direi che bisogna imparare a stare attenti, imparare a comunicare delle cose che possono sicuramente far bene all'amico e non far male. Questo, perché ci sono delle reazioni che a volte possono essere assolutamente aggressive, possono assolutamente scatenare dei meccanismi abbastanza violenti nei confronti di un soggetto, sia uomo che donna, quindi bisogna stare molto attenti. Vabbè. Certo, se qualcuno mi viene a dire una cosa del genere, io insomma comunque ne parlerei con la partner, perché sarebbe importante, può anche essere un motivo di comunicazione, una persona sana che sa che riesce a sapere delle cose oggettivamente anche dall'amico può necessariamente riuscire a amplificare il tipo di comunicazione con la partner e magari mandarla a casa oppure fondamentalmente tenerla in casa. Oppure farla uscire di casa. Grazie Stefano uscire. Pieri, Roberta Scardola, bocca al lupo. Allora, e Leonardo Tumiotto. Occupiamoci adesso di salute, perché dobbiamo parlare del trapianto del rene. In Italia si sono fatti dei passi avanti, ma ancora non è sufficiente.